Un'alleanza certa e ben consolidata nel centrodestra c'è ed è quella tra Lega e Fratelli d'Italia, che in più occasioni hanno ribadito che c'è un forte dialogo tra le parti sul programma da presentare durante la prossima campagna elettorale. Sia i salviniani che i seguaci della Meloni hanno l'obiettivo di presentarsi con un centrodestra compatto. Questo è quello che vorremmo ricreare anche a Gela. Chiaramente le anime del centrodestra sono tante, forse è difficile fare una sintesi fra tutte le anime, però una coalizione abbastanza ampia è assolutamente possibile. Continuiamo il dialogo con la Lega, ma anche con le altre forze politiche a noi vicine, quali Diventerà Bellissima, Energia per l'Italia. E l'idea sarebbe quella di ricreare un po' la coalizione che attualmente governa la regione. Vedremo nei prossimi giorni, perché comunque è un nodo che dovrà essere dipanato quanto prima. È la vera volontà quella di presentare un progetto che sia un progetto nuovo, che abbia tutti i valori dell'ideologia di centrodestra, ma non escludendo, mettendo veti su alcuni o su altri, ma quella di veramente trovare una sintesi che possa presentare un progetto credibile e convincente per il territorio. Per quanto riguarda il nome del candidato a sindaco, entrambi i partiti stanno cercando di puntare su una figura nuova e che sia espressione di tutta la coalizione. Entro la settimana prossima si debba chiudere, ma non lo dico io, ma lo dico nei tempi. Ormai ci separano solo 2 mesi dalle elezioni, quindi è una partita che si deve chiudere nel giro di un paio di settimane. Questa settimana sicuramente ci saranno degli incontri importanti. Vedremo di trovare la quadra quanto prima, ma di certo non si può ancora temporeggiare. Ci sono contatti diciamo quotidiani con diciamo, l'ipotetica coalizione che vogliamo presentare alla città. Qui presente abbiamo l'alleato naturale, parlo io per Lega, quindi è sicuramente l'amico Ragnolo potrà confermare che c'è un'alleanza naturale, dove difficilmente si può andare separati. L'auspicio appunto è quello di trovare la quadra prima possibile per iniziare a lavorare ufficialmente da coalizione rispetto al lavoro che i singoli partiti o movimenti stanno portando avanti. Quindi veramente c'è volontà di chiudere prima possibile il ragionamento e presentare alla città il candidato di coalizione.